assaporare il vino avendo tra le mani un bicchiere come questo, una coppa in ceramica usata dai piceni per brindare durante il simposio. In realtà il vaso che vedete è di origine greca e greco è il suo nome, Kylix, Kylix. Come greca era l'origine del simposio, un dopocena per soli uomini, una riunione conviviale riservata alle classi aristocratiche della città, la polis. Protagonista era il vino, consumato secondo regole precise, sotto il segno di Dioniso, il dio che l'aveva donato agli uomini. Quindi, innanzitutto, una cerimonia sacra, un rito tanto apprezzato e diffuso anche presso l'elite etrusco-italiche che ne adottarono il cerimoniale pur con alcune modifiche. La coppa, a vasca ampia e poco profonda, di circa 24 cm di diametro con due anse orizzontali, è sostenuta da un piede a disco con stelo, decorata internamente ed esternamente a figure rosse. Faceva parte del ricco corredo di un personaggio maschile, sepolto alla fine del V secolo a.C. in un'importante tomba picena dell'antica Numana. Molti oggetti in ceramica e in metallo componevano un variegato apparato da simposio e da banchetto, utensili da cucina, graticola, coltelli, forchettone, la creagra, numerosi vasi di importazione dall'Egeo, dall'Etruria e dalla Magna Grecia, inoltre accessori d'arredo e persino pedine da gioco, a testimoniare l'esistenza nel Piceno di una ricca e potente elite mercantile nel corso del V secolo a.C. La Numana Picena, approdo naturale vivace emporio fin dal VI secolo a.C., era luogo in cui affluivano mercanzie di ogni genere, un porto nel promontorio del Conero, al centro di traffici commerciali, di interessi economici e di intersezioni culturali che interessarono l'area medio-adriatica. Ricolma di vino, a mano che il liquido veniva consumato, la coppa lasciava intravedere la decorazione interna. In una cornice a meandro interrotto da riquadri crociati, il tondo centrale restituisce una figura femminile ammantata che balla al ritmo del doppio aulos suonato da un satiro nudo seduto su una roccia a destra. È una menade danzante che avanza saltellando in punta di piedi, con la schiena inarcata, il capo rovesciato all'indietro, tenendo col braccio sinistro un timpano, un tamburello. Sono gli strani personaggi del corteo di Dioniso, il dio dell'ebbrezza e di quella divina follia che, allontanando l'uomo dalla realtà, gli dona estasi e liberazione. Una divinità ambigua, questo Dioniso, unica nella sua diversità e nella sua molteplicità, capace di generare gioia, ma anche angosce, euforia e tristezza, vita e morte. Da un lato i satiri, esseri ibridi d'aspetto umano e felino, dalla natura insieme giocosa e violenta, dall'altro le menadi, antiche nutrici del dio, diventate sacerdotesse invasate, creature che si muovevano al ritmo della musica sincopata e di note stridule, prodotte da strumenti come l'aulos e il timpanon, capaci di agire sull'emotività umana e far perdere il controllo di sé. Vino, danza, musica, movimento erano questi gli ingredienti della ritualità dionisiaca, ma anche parte del cerimoniale del simposio, dove il simposiasta, bevendo, entrava in relazione con il dio, rappresentato dal vino stesso e dalle figure simbolo del suo culto. La coppa si completa esternamente con scena di genere, composta da due coppie di figure per ogni lato. Quella femminile ammantata reca in mano una patera rituale accanto ad una figura maschile in nudità eroica con mantello appoggiato a una lancia. Sotto entrambe le anse un tris di lussurreggianti palmette decorative. È proprio il caso di dire il mondo antico in un bicchiere. L'archeodegustazione di oggi ci conduce quindi alla riviera del Conero, un susseguirsi di paesaggi emozionanti, come non lasciarsi incantare da inconsueti orizzonti che si amalgamano insieme, dalla vegetazione protetta del parco, dalle ripide scogliere della bianca falesia a strapiombo sul mare, dai sentieri ricchi di vegetazione spontanea, come la ginestra, il corbezzolo o ancora i pacasassi o spaccasassi, quel finocchietto marino figlio del vento e del sale che nasce tra gli scogli, un'erba aromatica usata in molte ricette, anche in abbinamento con i moscioli, le cozze selvatiche della riviera. Per questo brindisi con gli antichi noi proponiamo inevitabilmente il pregiato Rosso Conero. Dalla terrazza di Palazzo Ferretti l'invito è duplice:
Venire al museo a vedere questo corredo esposto nella sala Tibaldi e a conoscere la nostra collezione, ma nel contempo il suggerimento è anche quello di visitare i luoghi, gustarne le specialità, riscoprirne la storia anche attraverso l'antiquarium statale di Numana, con i suoi reperti dalla preistoria all'età romana e con lo straordinario corredo della regina di Numana Sirolo, un contesto funerario tra i più interessanti e ricchi del Mediterraneo arcaico, davvero da non perdere per un'estate tutta italiana.